si sono dati ad una precipitosa fuga con l'auto per sfuggire ad un controllo dei carabinieri, ma ne è nato un inseguimento per le vie della Vallata, al termine del quale i ladri sono finiti fuori strada con la macchina finendo in un terrapieno e poi sono scappati a piedi nelle campagne svanendo nel nulla. È successo in Casentino, tra Strada e Poppi, quattro i componenti della banda che sono riusciti a sfuggire dopo una rocambolesca fuga con i militari alle calcagne. I carabinieri nell'auto hanno trovato numerosi attrezzi da scasso, sono così riusciti a risalire anche ad un prestanome irreperibile in Italia che è stato denunciato per aver intestato fittiziamente ben 24 veicoli nel milanese. Le auto a lui riconducibili erano già state individuate in provincia di Monza, Brianza, Brescia, Piacenza e Mantova, sempre nell'ambito delle indagini relative a rapine e furti con destrezza, in particolare quelli con la tecnica dell'abbraccio. Adesso sono in corso le indagini dei carabinieri per stringere il cerchio attorno ai quattro malviventi. Se fai Natale non fai Capodanno e viceversa, per cui ormai le nostre famiglie sono abituate a vederci a corrente alternata e questo è il nostro lavoro, lo facciamo all'entusiasmo di sempre, ci piace farlo e a volte Natale si sta sul pezzo a garantire i nostri cittadini. Saranno giornate di lavoro questi giorni di festa a cavallo del Natale, del Capodanno per gli operatori del 118 Aretino, saranno vicini alla popolazione come sempre e ci sarà un rinforzo dal punto di vista sia degli operatori che dei mezzi di soccorso. Il Covid si sta un pochettino attenuando, ma sta arrivando una bella influenza, il picco dovrebbe essere proprio nelle festività. Siamo pronti perché in qualche modo raddoppiamo anche alcuni servizi, qualche ambulanza in più, qualche sanitario in più in servizio, perché prevediamo un bel picco e già abbiamo avuto delle avvisaglie nei pronti soccorsi e comunque hanno avuto un aumento di accessi intorno al 20-30%. E questa cosa qua probabilmente durerà per tutte le festività. Qual è, ecco, il consiglio che si sente di dare alla popolazione nel comporre comunque il numero dell'emergenza durante questi giorni così particolari? Ma io prima ancora di comporre il numero dell'emergenza direi alla popolazione: vaccinatevi per favore, i vaccini non sono uno scherzo. Quello del Covid ci hanno salvato tante vite e quello dell'influenza ci salva tanto. E gli anni precedenti non abbiamo avuto un'influenza perché portavamo la mascherina. Quindi chi comunque ha sintomi eccetera, mette la mascherina, chi comunque sta in posti sopra affollati eccetera, mette la mascherina, chi è fragile mette la mascherina, non è una cosa, un gioco mettere o non mettere la mascherina, vuol dire proteggere se stessi e gli altri. Che cosa si sente di dire ai suoi ragazzi che saranno al lavoro? Una cosa semplice, grazie, perché è la cosa più semplice del mondo, ma soprattutto una pacca sulle spalle, perché ogni tanto fa bene anche di dire che sono bravi, che sono competenti, che sono empatici, che comunque riescono a dare il meglio di sé sempre e comunque. Immaginatevi una capsula piena di persone, la mettete dentro un tubo, togliete l'aria dal tubo così non c'è attrito e a questo punto potete muovere la capsula dal punto A al punto B a quasi la velocità del suono utilizzando una piccola frazione di energia. Sembra fantascienza, invece l'abbiamo costruito, abbiamo un prototipo a Tolosa e ora stiamo realizzando uno a 10 km di scala reale. Si chiama Hyperloop ed è il treno supersonico che dovrebbe permettere di coprire in pochi minuti centinaia di chilometri. A presentarlo al Circolo Artistico di Arezzo il presidente Bipop Gresta, fondatore dell'americana Hyperloop TT e CEO di Hyperloop Italia. Un progetto nato da un'idea di Elon Musk. Quindi l'abbiamo chiamato, gli abbiamo detto lo vogliamo fare noi Hyperloop, visto che lui aveva detto che non lo avrebbe fatto. Lui ha dato l'ok e abbiamo fondato Hyperloop TT, che in 8 anni è diventata la più grande società di sviluppo di Hyperloop nel mondo. Considerato a livello internazionale un esperto di mobilità avanzata e tecnologie della quarta rivoluzione industriale, Gabriele Gresta conosce molto bene la città. Ha infatti frequentato l'Istituto Tecnico Commerciale Buonarroti, all'epoca ragioneria, dove ha fatto ritorno in questa visita in terra aretina. Arezzo l'ho nel cuore, io ho passato tutta la mia gioventù, i miei studi, io credo di
aver costruito quello che ho costruito grazie anche alle esperienze che ho avuto ad Arezzo, perché sia dal punto di vista artistico che imprenditoriale ho imparato tutto qui. Il progetto dell'avveniristico treno supersonico è stato rilanciato adesso dal governatore del Veneto. Mi ha chiamato il Veneto per realizzare la prima linea al mondo di Hyperloop con un bando che hanno emesso di 800 milioni. Abbiamo partecipato alla gara con Leonardo, WeBuild e la mia americana e poi la società che ho fondato in Italia per appunto realizzare il primo Hyperloop. Quindi le prossime settimane si apriranno le buste, vedremo se abbiamo vinto questo bando e inizieremo a costruire il primo Hyperloop della storia in Veneto. Lui è abituato a consolare le persone colpite da lutto e quando si è ammalato in tanti hanno voluto stargli vicino. È la storia del gatto Giuliano che arriva da Castiglion Fiorentino. Il micio, davvero speciale, ha circa 7 anni e 3 anni fa è arrivato nella sede della Misericordia Malato. Una volta curato dal veterinario, a prendersi cura di Giuliano sono stati volontari. Da quel giorno il gatto ad ogni veglia funebre non ha mai mancato di avvicinarsi alle persone che vedeva soffrire, facendosi accarezzare. Qualche settimana fa però il micio è iniziato a non star bene e il veterinario ha così scoperto che aveva 3 calcoli di oltre 1 centimetro ed era fondamentale un'operazione. È stato così lanciato un appello su Facebook per raccogliere quasi 400 euro necessari per il delicato intervento. Le persone si sono subito attivate per il gattino consolatore. In poche ore la cifra è stata così raggiunta grazie alle offerte. Lo scorso giovedì Giuliano è stato operato ad Arezzo, sta bene ed è stato adottato dal negozio di articoli per animali che aveva lanciato l'appello. Brani natalizi dal repertorio classico e anche contemporaneo, moderno. Si va da Jingle Bells a Tannenbaum, quindi insomma ce ne sono tanti di brani natalizi. I brani della tradizione natalizia nel Salone del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II. Aspettando il Natale è stato infatti il titolo della serata che ha avuto come protagonista il coro Strane Voci, diretto da Luisella Orsini ed accompagnato al piano dal maestro Matteo Trimiglio. A nome della Filarmonica Guido Monaco, perché il coro è associato alla Filarmonica Guido Monaco, e quindi il presidente, che è il professor Luciano Tagliaferri, ci ha invitato in questa prestigiosa sala con un bel palco, un bel pianoforte a mezzacoda e faremo tutti i canti della tradizione natalizia. Questo bellissimo salone, che forse è uno dei più bei saloni nel centro storico di Arezzo, e allora va sfruttato, va utilizzato, vogliamo valorizzare la nostra struttura, il Convitto Nazionale di Arezzo, che è forse una delle realtà più belle della città. Abbiamo il coro Strane Voci, che è collegato alla Filarmonica Guido Monaco, di cui io sono il presidente, e quindi insomma viva la musica e viva il Natale. Delle muse era l'insieme della poesia, della musica, della danza, unite in una sola rappresentazione, in cui le varie arti si adeguavano reciprocamente. Un viaggio nell'universo femminile attraverso le grandi opere liriche dell'Ottocento italiano. Teatro Mecenate di Arezzo, lo spettacolo promosso dalle ACLI Donne in Opera, una riflessione sulla difficoltà di emancipazione e sulle conquiste femminili nel corso della storia attraverso le musiche e le parole di Puccini, Verdi e Donizetti. Sempre più, secondo me, dobbiamo andare in questa direzione, col coinvolgimento delle istituzioni, ma anche del mondo che cura la formazione, che cura l'educazione e la cultura. L'iniziativa ha rappresentato anche la conclusione di un laboratorio con gli alunni dell'Istituto 4 Novembre. Una bella sorpresa anche da preside vedere come
La musica lirica, che sembra un mondo lontano dagli interessi dei ragazzi, in realtà portata dal vivo in modo laboratoriale nelle classi ha suscitato invece un interesse immediato e sorprendente. È un'esperienza bellissima, io sono abituato a lavorare con direttore d'orchestra, con musicisti, con solisti, ma penso che questi 3 mesi in questo progetto siano state una grandissima esperienza anche per me. Ho ricevuto tanto, ho cercato di dare tanto a loro e penso che sia per loro sia stato aperto uno squarcio sul mondo della musica, della classica, della lirica, ed è giusto che conoscano la grande musica, la grande tradizione italiana, i grandi compositori, per mettere a fuoco il talento che hanno. A una settimana da Natale abbiamo voluto fare questa presenza appunto qui nella piazza dove abbiamo la nostra sede e proponendo, promuovendo appunto le coperte fatte da questo gruppo Mani e Cuore, e i calendari che ha fatto la signora Perlini con sua figlia, e nello stesso tempo ovviamente raccogliamo anche dei fondi che sono sempre utili per il carcere, per le sue innumerevoli donazioni. Il titolo del calendario è Nati con la coda e appunto parla degli animali domestici che per tante persone sono veramente di compagnia. Il loro valore è dovuto al fatto che sono delle mani di tante donne, senza dimenticare, per me una cosa eccezionale, la Casa Pia, gli anziani che hanno lavorato, i bambini della scuola che hanno fatto tante bustine colorate dove mettere le coperte. Ecco, il coinvolgimento di tanta gente, il valore grande di questa cosa, per il fine del Calcit, che non lo dimentichiamo. Ecco, tutto quello che noi facciamo ormai è destinato al Calcit, ma in particolare alla senologia. Mister Indiani, quella di domani è stata definita la partita spartiacque. Sì, ma nel senso spartiacque, nel senso è chiaro, dopo 2 mezzi posti falsi bisogna ripartire sapendo che è una partita più difficile delle ultime 2 dove abbiamo fatto mezzi passi falsi, in questo senso, contro una squadra più forte vediamo se rifacciamo bene, tipo Biancastagnaia. Contro le squadre forti l'Arezzo si è sempre esaltata, ha trovato difficoltà con le squadre apparentemente più deboli. C'è un motivo, perché gli altri come noi vogliono tentare di fare la partita alla pari nostra, mentre invece con le squadre più deboli la fanno fare esclusivamente a noi, pensano solo a difendere e noi abbiamo un problema. Domani immagino ci saranno alcuni correttivi rispetto a sabato pomeriggio? Correttivi nel senso di cambiamento dell'undici iniziale sicuramente, perché mi sembra anche a distanza di 7 giorni non è mai ripartita la stessa formazione della settimana prima, figuriamoci questa volta siamo a 4 giorni. Che idea si è fatto di questo Arezzo? Qual è il vero volto della squadra Amaranto? Il vero volto della squadra Amaranto basterebbe avere 5 gol in più. Con 5 gol maggiori in fase, cioè 5 gol fatti in più rispetto a quello che abbiamo fatto, l'Arezzo sarebbe stato lo stesso di come ora, però sarebbe il primo classifica. Siamo a 5 punti, che percentuale dà all'Arezzo di riagganciare la prima in classifica? Ad oggi, io sono mancano 18 giornate alla fine del campionato, figuriamoci se sono preoccupato per 5 punti di ritardo. Anche questo è l'ultimo dei problemi. Aumentiamo la capacità realizzativa.